Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Civilization 5 moddato con i francesi. Ci saranno certi voi che diranno: Larus, perché non sei nella stessa posizione di prima? Semplicissimo, è perché mi sono dimenticato di salvare la partita scorsa. E quindi ho dovuto iniziarne una nuova. Stessa mappa, stessa mod, stessa civiltà. Più o meno il territorio è lo stesso, abbiamo scoperto Aiwata, Dario I e Albura, quello lì l'arabo, il califfo. E nient'altro da dire. Quindi ho ricercato un po', abbiamo come risorsa il vino, così ci possiamo sbronzicchiare un po'. Forse è meglio che abbasso un po' il volume. Non vorrei mai avere casini che qualcuno di voi mi dica: Varus, la tua voce non si sente, Cristo Dio. Scusate. Io ho dei microfoni scrausi, scrausissimi. E oggi ho tentato di utilizzare la modalità in... Oh cazzo, no, sopravvivi. Sopravvivi. È morto con onore. Comunque, oggi ho tentato di utilizzare la modalità 9000 Hz, qualcosa del genere. Abbiamo anche prodotto un colono. Ecco, vediamo un po' dove potremmo farlo. Ok, qua c'è il deserto, è il bene. No, però ci sono territori allagati ed è buono. C'è prateria, cioè qua c'è la frumento. C'è il frumento. Qua c'è l'avorio. Siamo affacciati sul mare. Cioè, ci sono i pesci. Bene, sì, può andare bene. Muoviamoci di lì e spostiamoci di qui. Perché mi interrompo da solo? Quello che volevo dire era... Cazzo volevo dire, non mi ricordo. Aspetta, no, non me ricordo. Perfetto. Ah sì, del microfono scrauso. Boh, ho tentato di utilizzare questo nuovo microfono, ma... Cioè, il microfono è lo stesso, però con modalità a 9000 cpk Hz. Oltre 9000. Ebbene. Muoviamoci, accompagniamo il colono. Ah, possiamo fondare un Pantheon. Vediamo. Vediamo, noi siamo i francesi, voglio puntare su una vittoria culturale. Cioè, fare tot cultura prima dell'età industriale, poi i francesi dopo l'età industriale iniziano ad essere militaristi a manetta. Quindi direi, prima facciamo la cultura. Quindi... Cultura degli anziani. Vediamo un po'. Io cosa ci dà cultura? Ah, non so. Potrei fare cultura dai santuari. Perché uno più cultura è uno fesde da ogni risorsa di vino e incenso. Vino ce l'ho, incenso no, giungla non c'è, santuari li posso fare, idoli religiosi, oppure c'è sempre riti di fertilità che è la migliore secondo me, ma puntiamo sui culto degli antenati dai. Evviva, abbiamo fondato il nostro Pantheon, yeah! Quanti entrano nell'epoca classica. Ah, comunque le impostazioni di partita sono le stesse medesime di quella di prima, quindi... Ma avete capito, lì non varia più di tanto. Direi di costruire la città qui perché intanto non avrei tanti territori qui, perché c'è già l'altra mia città amica. Che cazzo! Ti devi andare qui, non di fare il giro a banana. Se mi fa perdere un colono, io bestemmio. Ha preso Kuala Lumpur. Sì. Beh, culturale, la potevo prendere io. Peccato. La prenderò dopo. Monte Sinai. Ah, non l'ho mai vista questa meraviglia. Sì, facciamo bene a costruirla qui. Solamente che c'è il campo sbubbaro. No, sbarbarino. Non sbubbaro. Io dico tante cose. Sbubbaro, sbarbarino, sbab... Lì, dico tutto io. Ok.
io direi di stare un po' allerta. La città la possiamo benissimo costruire qui. Qua abbiamo il Monte Sinai che dà più felicità. Everybody is happy. Shalala. Dà più fede, anzi. Quindi tutti più felici. Ha detto questo. Bene. Ha anche una nuova tastiera. Cioè una tastiera troppo figa, una Leo Techno, più che altro figa, no, perché non è niente di che, cioè è una tastiera, avete capito? Quindi la città la costruiamo. Ah, qua c'è pure il vino. Divino! Quindi costruiamo la città qui. Pare buono. Qua c'è anche un'altra città-stato, magari. Ah, Orléans. Ammazziamo gli sbarbari. Io qua direi di puntare tutto sul. Non qui, scusate. Ah, dobbiamo. Ah, Jack. Facciamo. Stagnazione, merda. Facciamo così. Facciamo. Ho già deciso cosa fare. Ah già, qua facciamo un arciere, che è sempre meglio tenersi saldi e ben difesi. Qua facciamo, direi, uno scout può andare bene, perché l'altro mi è morto prima. Dopo mando i lavoratori appena finiscono lì la risorsa di cavalli qui. Faccio una strada prima. Ci sono un po' di fiumi, eh. Oh, la metà dell'ora è iniziata. Perfetto, quindi abbiamo anche l'età dell'oro. Ok, quindi adesso dobbiamo mandare il lavoratore e dopodiché fare la strada qua. E poi migliorare tutto. No, no, devo mandarlo qui. La fattoria la facciamo dopo magari. Anzi, dopo Parigi produco anche un lavoratore. Comunque il Monte Sinai vicino è buono, è buono. Sì, siamo nell'età classica, perfetto. Quindi direi di. Vediamo un po' l'albero delle tecnologie. Prima facciamo questo lavoratore. E dall'albero tecnologico diamo un'occhiata. La valuta. Direi qua di. Cosa possiamo fare? Sto pensando, gente, non è che sto dormendo. Ma io direi che la valuta può andare benissimo. A me non dà alcun problema. Sì, io ho deciso la valuta. Facciamo combattimento in campo aperto. Città del Vaticano. Ah! Protectors, dice pure i protettori. Questa demo. Ah, una risorsa d'oro non sfruttata. Magari ce la facciamo alleate, ci becchiamo un po' di fede. E il Monte Sinai ce lo prendiamo noi, anzi, facciamo così. Acquisto una casella. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Ma perché mi metto a cantare canzoni demenziali? No, non era demenziali, io da piccolo la cantavo sempre. Da piccolo, beh. Quando avevo 5-6 anni. L'oratorio, mio Dio, che tempi brutti. Io all'oratorio ero sempre un combina guai. Invece di fare le preghiere faccio le scorregge con le asticelle. No, lasciamo stare. No, lasciamo proprio stare. Non me ne frego un cazzo la mia vita privata. O forse sì. No, spero di no, sinceramente. Facciamo l'itinerario. Ci siamo presi pure il Monte Sinai. Alla facciaccia tua, città del Vaticano. Gnog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 nionog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 n
Ok, via. Muoviamoci qui. E turno successivo. Benissimo. Qua ci sono tanti terreni allagati che qua danno un casino, mi ricordo. Il mio sogno della mia vita, però se devo essere sincero... Ah già, devo far questo. Il mio sogno della mia vita è magari avere una mod di Civilization 5 con una nazione in cui io sono il leader. Minchia, che figata allucinante. Così, vedi la schermata di dialogo, di diplomazia, vedi io così. Salve gente, sono Larus. Benvenuto nella mia dimora. Che cosa vuoi parlarmi oggi? E quando ti dichiaro guerra, io ti dico... cazzo, io nelle battaglie non sono bravo. Sono solo bravo nella scienza. No, dovrebbe dire così. Come hai usato a sfidare il volere del potente Larus? Ora... Ora... Manderò i miei psicologi del regno di Francia o di che stato, e devo dare ancora il nome del mio stato inventato. Che però lo devo fare un po' in giorno, la mod, anche se so che la mia mod verrà la schermata diplomatica, uno stickman con al posto della faccia con scritto Larus in faccia e la schermata dietro è delle colline, quelle le colline di avete presente? E le colline di... dello sfondo del desktop classico. Di quello di XP. Ecco quelle. Perché giusto io non so fare un cazzo. Però sembrerebbe molto la schermata di diplomazia di Oda Nobunaga. Oh mio Dio, mindfuck. Mindfuck, gente. Oh mio Dio, ma perché inizio a blaterare così? Quant'è che blatero? Comunque... Muoviti, muoviti, muoviti. Ok, tu vai qui. E scegliamo la produzione. Guerriero. Guerriera. Intanto che non abbiamo niente da costruire qui, facciamo che incentrarlo. Sì, va benissimo sulla crescita. Siamo già a 9 cittadini. Buono. E qua direi di anche qui che concentrarlo sulla crescita, perché all'inizio io consiglio o concentrate sulla produzione o sulla crescita. Io consiglio proprio subito crescita al massimo. Magari poi dopo passate su produzione, ma all'inizio crescita, perché vi servono i vostri cittadini, soprattutto se volete fare gli specialisti, che è perfetto. Comunque io sono messo a posto a risorse, non ho tanti problemi. Andiamo intanto qui a vedere. Comunque sono su una penisola, da quanto ho capito, perché... Guardate. Giù. Eccoli qui. Che figo, no, la penisola. Qua c'è Kuala Lumpur, Ginevra e Città del Vaticano. È perfetto. Solo che siamo paraculati da queste tre città-stato, quindi se ce le facciamo amiche, alleate tutte quante. Andiamo sul mecenatismo, vaffanculo, minchia se diventeremo potenti. Ok, quindi, boh, sono in una posizione molto strategica. Abbiamo tutto marmo, rame, pecore, cavalli, frumento, avorio, abbiamo di tutto proprio. Ed è molto buono. Torno successivo ancora. Ebbene. Pantheon fondato. Quale? Danza dell'Aurora. Vabbè, tanto noi che cazzo c'è. No, l'abbiamo già creato il Pantheon, è vero. Mettiamoci un attimo qui a guardare, a contemplare. Che a Parigi però già 9 cittadini è tanto, eh. Beh, già ho fatto il nostro percorso di crescita su... come si può dire? Tradizionalismo. Il tradizionalismo è concentrato sulla capitale in una maniera allucinante.
Secondo me è il perfetto. Qui c'è Al-Burr al-Rashid. No, devo imparare il nome. Harun al-Rashid. Cazzo, sì, l'ho imparato. Boh, però gente, imparare o meno, siamo giunti alla fine di questo episodio. Ma non preoccupatevi, lasciate un commento, un voto e aspettatevi per la prossima puntata. Con i miei francesi in queste mod fantastiche. Dall'Aros è tutto. Ciao, gente!